Salve, buonasera, benvenuti in questa prima rubrica dedicata alla cura dei capelli. Oggi ti voglio parlare brevemente del mio brand che ho creato da 3 anni. Qualcuno che già conosce il prodotto sa già di cosa voglio parlare. E sto parlando della necessità di curare i capelli e del grande contrasto che si viene a creare quando arriva il momento di acquistare il prodotto. Sottolineo questo punto specifico: la cura dei capelli è una necessità per tutti, indipendentemente da quale canale possiamo approvvigionarci del prodotto. Sarebbe un fatto più coerente, chiaramente, acquistare il prodotto dal proprio parrucchiere di fiducia. Ma questa è una cosa che poi magari possiamo discuterne più avanti. La prima cosa che ti voglio illustrare è innanzitutto la linea dei miei prodotti, che è stata creata esattamente 3 anni fa. C'è stata un'induzione perché sostanzialmente ho capito che non tutte le aziende riescono a soddisfare quello che sono tutte le referenze e tutte, diciamo, a coprire tutte quelle anomalie che la cliente potrebbe sottopormi, diciamo. E siamo partiti 3 anni fa con esattamente 5, 6 prodotti, 7 prodotti. Siamo arrivati oggi a 3 anni dalla nascita di questo brand, esattamente a 24-25 prodotti, quindi un gran successo. La linea nasce soprattutto per il mio cliente. Perché questa scelta? Perché mi sembrava giusto, dopo aver creato una specializzazione sul taglio e al colore, offrire al cliente anche un supporto e un sostegno, diciamo, a casa, per continuare a casa quello che veniva detto all'interno del salone dopo i trattamenti. E a proposito dei trattamenti, sappiamo perfettamente che una donna nell'arco di un anno, tra colori, stirature permanenti, colpi di luce, colpi di sole, balayage, sottoponiamo costantemente il capello, diciamo, a uno stress da trattamenti, no? Quindi, e non sempre passa il messaggio che il capello deve essere poi trattato successivamente anche a casa, con un'adeguata, diciamo, cura specifica, personalizzata. Facciamo un piccolo esempio: se facciamo un colore, ad esempio, è necessario che, soprattutto perché poi già all'interno del negozio si effettua tutto ciò che serve al capello. Ad esempio, se facciamo il colore, facciamo già lo sciamo per il colore, quindi è già tutto integrato all'interno del trattamento, del servizio. Ma ovviamente a casa sarebbe necessario che la cliente usi uno shampoo adeguato per il colore. Questo perché è importante questa cosa? Dice, e poi perché proprio il tuo prodotto? Perché giustamente dice di prodotti che lavano per il colore ce ne sono tanti, no? In giro, in commercio. Io ho voluto formulare una mia linea personalizzata, cercando nella collaborazione dell'azienda, diciamo, che mi produce il prodotto, di formulare un prodotto molto delicato, molto, molto vicino a quello che è, diciamo, la sensibilità del capello. Perché quando facciamo un colore, soprattutto perché all'interno del mio salone facciamo già un colore molto delicato che si effettua in un quarto d'ora, 15 minuti di posa, per poi successivamente mantenere questa lucentezza, la brillantezza del colore anche a casa, è necessario che il capello venga lavato con dei tensioattivi molto delicati. Chiaramente ogni shampoo contiene i tensioattivi, però chiaramente deve essere specifico, mirato e formulato esplicitamente per quel trattamento, per quella colorazione. Ad esempio, ci sono alcuni prodotti, ad esempio, per il colore solo e esclusivamente per il biondo. Questo qui è lo shampoo per il colore ed è generico per tutti i tipi di colori. Poi abbiamo uno shampoo specifico solo ed esclusivamente per il blond,
chiaramente, dice che necessità c'era di creare uno shampoo solo per il capello biondo. È importante perché il biondo è molto delicato, quindi quando si lava a casa in un modo indiscriminato, succede sempre che le molecole del colore, diciamo, i pigmenti, chiaramente, che sono depositati per una buona parte nella parte esterna del capello, la cuticola, vanno via. Quindi se tu vai a sfregare i capelli con dei tensiattivi che superano un pH 5,5, chiaramente 5,6, succede che il capello si scolorisce molto velocemente. All'interno di questo shampoo per capelli biondi c'è un pigmento biondo, quindi proprio il biondo all'interno, che va, come dire, a creare quella lucentezza e a rinforzare il colore che è stato fatto le settimane precedenti. Quindi non fai altro che rinfrescare il colore continuamente, fino ad arrivare alla successiva applicazione del colore con una testa non esclusivamente troppo scambiata. Quindi è un mantenimento intelligente, diciamo, da questo punto di vista. Poi ci possono essere tante altre situazioni dove avere un motivo valido, per esempio, dove comprare il prodotto e perché è necessario che sia il parrucchiere a fornirti questo prodotto. Perché col parrucchiere conosce bene i tuoi capelli, il parrucchiere conosce bene, come dire, tutto il procedimento che ha utilizzato per poter arrivare a un certo risultato. Quindi è un responsabile in quel caso dell'argomento. Quando e poi tutte le volte, chiaramente, che la cliente, come dire, si esclude da questo progetto, chiaramente facendo da sé, acquistando prodotti magari anche un po' più economici, più, diciamo, alla sua portata. Non so poi qual è la vera motivazione, perché esiste una pigrizia di base che non spinge in modo fluido il cliente ad abituarsi a questa disciplina, perché è una vera e propria disciplina. Il capello va curato e quindi chiaramente col parrucchiere puoi avere la sensibilità e anche, come dire, la presunzione, no? Di dire: ok, non mi sono trovato bene, non mi è piaciuto, possiamo modulare, possiamo cambiare, possiamo aggiustare il tiro. Mentre quando acquisti il prodotto nel canale tradizionale, accade sempre inevitabilmente che nessuno se ne frega niente di te, nessuno ti dà delle spiegazioni positive, no? Dal punto di vista del problema. Un altro aspetto fondamentale è l'uso delle maschere, le maschere oppure il balsamo, il conditioner. Che cosa è necessariamente più alla portata, voglio dire, qual è l'utilità sia dell'uno che dell'altro? Quando parliamo di balsamo, di maschere e di conditioner, c'è un po' di confusione. Il prodotto essenziale è senz'altro il conditioner, perché il conditioner, la parola stessa, è un condiziona lo stato dei luoghi, nel senso che attraverso la formulazione è possibile, dopo aver fatto lo shampoo, perché lo shampoo nel pulire il capello apre leggermente le squame, ma lo deve fare in modo intelligente. La maschera o il conditioner deve andare ad acidificare quello che è la cuticola, perché giustamente qualcuno mi osserverà, dice: ma io ho i capelli grassi, preferisco non mettere nulla. Non è così che funziona. Probabilmente, magari ti sarai affidato a un balsamo, perché i balsami sono un po', come dire, grassosi, no? Da questo punto di vista. Mentre il conditioner è diverso. Il conditioner ha una struttura molecolare tutta sua particolare, che tende, come dire, a fare il lavoro che deve fare e poi, quando viene risciacquato, va via quello che non serve, mentre con il balsamo appesantisce troppo i capelli. Come pure alcuni tipi di maschere che, se non sono specifiche, se non sono adeguate, chiaramente possono creare dell'appesantimento, diciamo, giustamente ai capelli. Ma a motivo di questo piccolo problema che si viene a creare a casa, abbiamo formulato all'interno della linea dei prodotti
uno spray, alcuni spray che vanno bene per alcuni tipi di situazioni. Ad esempio, c'è uno spray che viene indicato come 10 in 1. Ciò vuol dire che attraverso 10 elementi riesce a soddisfare a largo specchio un po' tutte quelle che sono le problematiche di fretta, no? Della fretta, perché molto spesso uno fa lo shampoo a casa e non riesce a mettere la maschera perché si scoccia di aspettare, di asciugare, di sciacquare. Questo prodotto praticamente ha risolto un po' questa problematica. L'una non toglie l'altro, nel senso che questo serve per distrigare i capelli lunghi naturali, i capelli lunghi colorati, capelli trattati con la decolorazione, capelli molto secchi, asciutti. Quindi ce ne vuole pochissimo. In effetti cosa fa? Ti dà lucentezza attraverso alcuni ingredienti che ci sono formulati, può soddisfare molto bene anche chi ha i capelli leggermente grassi, oppure i capelli con la forfora. Fondamentalmente non va ad intaccare quello che sono o ad amplificare quello che sono già le problematiche preesistenti. Quindi non va risciacquato, se ne mette un pochissimo. Quindi, dopo che l'hai messo, puoi metterlo anche sulle mani tranquillamente, ed è un prodotto che è molto, molto, molto ricercato. Poi abbiamo altre linee, chiaramente, la linea per capelli sottili, che è formulata da un living maschera e da uno shampoo. È uno shampoo che viene identificato come shampoo densificante e maschera densificante. Significa che fondamentalmente agisce con più delicatezza sul capello e non irrita, diciamo, la cute, perché chi ha i capelli sottili fondamentalmente a volte ha pure la cute un po' più sensibile, diciamo, allo shampoo. E poi chiaramente ci sono tutte quelle linee che vanno un po' alla cheratina, c'è questo living spray, che è molto ricercato anche questo, un living che viene messo anche per fare solo la piega, da dare una certa pettinabilità e lucentezza. Quindi, comprare i prodotti dal parrucchiere o dalla farmacia, in farmacia, grande dilemma. Io non voglio parlare male delle farmacie, perché ci sono sicuramente delle aziende dove hanno dei brand molto forti, però che succede? La farmacia è un commerciante, fondamentalmente, come tutti i commercianti. Quindi non è che sta lì a poterti, come dire, ricamare sull'argomento delle tue problematiche dei capelli. Non è un osservatore specifico per quanto riguarda i problemi che il capello necessita, diciamo. A questo punto a te la scelta. Fondamentalmente io ti volevo illustrare oggi un po' quello che sono la crescita di questo mio progetto. Abbiamo un dépliant molto ricco, diciamo, di informazioni che ti può illustrare tutto ciò che sono anche le formulazioni all'interno del prodotto, quindi un'immagine molto bella, molto forte. E niente, questo è quello che mi sentivo di offrirti oggi come mio supporto e come consulente dei tuoi capelli. Se sei un mio cliente e mi conosci già da un po' di tempo, sai che quando inizio un progetto ci sto vicino, ci lavoro molto e ci dedico tanto tempo e passione, chiaramente. Per chi non mi conosce, c'è un'opportunità per chi ci viene a trovare per la prima volta, con delle buone opportunità, diciamo, di conoscenza del prodotto stesso. Va bene? Ti ringrazio, è stato un piacere stare qui un po' con te e spero di aver fatto cosa gradita per questo consiglio che ti ho dato. Grazie mille.